Dottore Galizia, il personale che opera al pronto soccorso, lei per primo è un po' rimasto male, vogliamo dire così, per il video che noi abbiamo diffuso la scorsa settimana. Testimoniava quello che si vive al pronto soccorso, precisando però che al pronto soccorso di Sciacca medici e infermieri stanno sostenendo turni massacranti. Turni massacranti che purtroppo non possiamo fare a meno di farli, perché non possiamo chiudere il pronto soccorso. E quindi grazie alla collaborazione dei colleghi che sono in pronto soccorso noi possiamo sopperire al notevole numero di accessi al pronto soccorso che in estate sicuramente in un paese come Sciacca aumentano per turismo. Stiamo facendo dei lavori perché purtroppo noi siamo allocati in una posizione che non è nata per il pronto soccorso, portando delle difficoltà ulteriori. Quindi, nonostante questo, grazie anche all'amministrazione che ascolta le nostre necessità, stiamo provvedendo ad adeguare questi locali affinché i medici e l'utenza abbiano che migliorare la situazione. Certo, non è facile far venire dei medici al pronto soccorso, è più facile sistemare i locali come stiamo facendo. Stiamo anche sistemando dei locali per i medici PPI per evitare il sovraffollamento al pronto soccorso e stiamo facendo anche la fast track, che non è altro che sono le piccole patologie che transitano lateralmente al pronto soccorso, vanno nei vari reparti come oculistica, otorino, ortopedia per piccoli traumi e loro stessi, i medici delle divisioni, dimettono, quindi non c'è il ritransito e il sovraffollamento del pronto soccorso. Dottore Galizia, il problema è, come diceva lei, la carenza dei medici. Quanti sono quelli in servizio attualmente? In servizio sono 6 più 2 part time, a fronte di 15 più 1. Quindi è facile fare due conti e tirare la conclusione che ci troviamo in difficoltà. Anzi, io faccio i ringraziamenti pubblici al personale medico e paramedico che abbiamo al pronto soccorso che sopporta turni veramente pesanti. Nonostante questo, sopportiamo anche le ingiurie e le aggressioni fatte da una popolazione che ancora non ha educazione sanitaria e che non comprende che molte malefatte non sono colpa di nessuno, ma di finalità politiche pregresse che stanno avendo adesso i risultati terribili. Senta, le chiedo, lei che tipo di appello si sente oggi di lanciare al cittadino di questa vasta utenza? Perché poi non è solo Sciacca, sono i turisti, è la storia di ogni estate, dottore Galizia, noi la viviamo da anni. Faccio un esempio, l'altro giorno è venuto di martedì un paziente da Padova che è partito così di sua sponte con un'insufficienza renale e pretendeva, senza fare esami e senza fare nulla, di fare la dialisi. Quindi parte da Padova per arrivare a Sciacca, per fare le sue ferie, senza organizzare la parte sanitaria. Fra l'altro il territorio in questo periodo non ci aiuta, ecco perché noi abbiamo chiamato questi medici PPI. Perché ci possono aiutare nelle piccole patologie che sono quelle che infastidiscono le grandi patologie. Non so se rendo l'idea. Quindi certamente dobbiamo migliorare un po' tutti, l'utenza ad avere un comportamento sanitario particolare fin dal posteggio dell'auto che arriva in pronto soccorso e anche noi dobbiamo migliorare il rapporto con l'utenza, perché non esiste che qualcuno dica qui è un delirio, non mi piace assolutamente che un infermiere... Le lamentele arrivano, dottore, dall'interno dell'ospedale, non solo dal pronto soccorso. Devo dire che tanto si è fatto e tanto si è migliorato, ma c'è ancora tanto da migliorare. Le assicuro che nei prossimi mesi tutto sarà fatto nel migliore dei modi.